Io però, candidato sindaco, mi chiedono, ma come è stato possibile tutto questo abusivismo, per esempio negli ultimi 10 anni, che è successo? Negli ultimi 10 anni è successo che l'amministrazione ha chiuso gli occhi, tranquillamente. Ecco, ma uno come il sindaco Boccia, che è del luogo, è possibile che non si è reso conto? Ma infatti è questa la... È nativo di qua e non si rende conto di dove avvengono queste cose? Il problema è proprio questo, che... se noi andiamo a pensare che queste persone che hanno edificato negli ultimi 10 anni hanno ottenuto gli allacci in fogna, l'energia elettrica, l'acqua e addirittura la residenza, come possiamo dire che il sindaco Boccia fosse a conoscenza delle problematiche del... Uno che è nato sul posto conosce bene il territorio. Quindi queste sono cose che comunque non è che provengono dal sindaco, solamente dal sindaco Boccia, ma che provengono anche antecedentemente dalla giunta Ponzo. Vabbè, e sempre sinistra, sì, è sempre inutile precisare. E che poi comunque ci va a sfociare con il candidato, col candidato Ciampligotti, che praticamente è stata nell'ultimo quinquennio assessore all'urbanistica e non ha saputo minimamente gestire l'urbanistica di questo paese. E ci siamo ritrovati in questa situazione. Insomma, è una situazione un po' napoletana. Diciamo che è una situazione molto del centro-sud, non ci fermiamo solo all'ambito napoletano. È molto del centro-sud, non è stata gestita minimamente e sta arrecando un grave pregiudizio non solo al comune, ma al bilancio. Perché? Ma c'avete qualcuno che viene da quelle parti per avere, diciamo, magari influenzato con quella cultura, sto genere di... Guardi, io non mi va di fare nominativi sulle persone che abbiano influenzato questo tipo di politica. Io ritengo che il sindaco, a prescindere dal colore politico, debba tenere sotto controllo il proprio territorio. Ha permesso una cementificazione, ha permesso che i propri cittadini si costruissero anche case su aree comunali, demaniali, eccetera, e oggi dopo 15-20 anni non può prendere e dire no, demoliamo, acquisiamo gli immobili, perché l'acquisizione è vero che è una legge che impone l'acquisizione al comune, ma è altrettanto vero che tu non te la puoi ricordare l'acquisizione dopo 15 anni dall'uscita della legge. Importante che le cose dovevano essere fatte a tempo debito e non sono state fatte, guarda caso escono sempre sotto le elezioni. Oh, ma voi avete per caso degli esempi, per esempio d'aggiramento? Per esempio parlo del PUA, no? Dove magari, si fa un albergo, invece poi sono tutti i mini appartamenti. No, guardate, qui abbiamo dei grossi esempi dello sperpero del denaro pubblico in ambito comunale, non ultimo è l'esempio dell'Hotel Europa, che nasce in un modo e finisce per diventare la futura casa del comune. E ciò... Ma quale? Quello in piazza? Assolutamente sì. Ma come lì? Chi era? D'Annunzio che disse da qui lo sguardo? Purtroppo sì. Forse per controllare meglio l'abusivismo? Beh sì, beh, si mettono proprio sopra. Assolutamente, forse riescono a mirare meglio. Poi ci dovrebbero anche spiegare come hanno fatto a pagare 50.000 euro di transazione al proprio legale. Anche queste sono cose che poi verranno al pettine. Non ho capito, l'hanno acquisito per 50.000 euro? Visto che c'erano dei problemi tecnici, il comune ha messo un avvocato per tentare di risolvere questi problemi tecnici e raggiungere un accordo transattivo, accordo che è riuscito, e l'avvocato ha percepito, almeno queste sono le stime riferite, 50.000 euro. E per una transazione 50.000 euro per un legale che lavora per il comune è proprio fuori mercato e non sono neanche giustificate minimamente. Sono i misteri, pure noi ed Axarf ce ne abbiamo tanti dei misteri, e ci stanno i misteri pure qui a Rocca de Papa.